Buonasera. Buonasera. Grazie. Sera. C'è Fabrizio così e c'è... Thank you.
Vediamo il sindaco che deve fare il cookie show. Vai, vediamo. Dai, fa vedere, vieni. È lui che fa il cookie show. Sì. Lo fai da cazzo. No, non lo so. Andiamo. Sì. Entro 10 settembre bisogna scrivere gli articoli, il prossimo anno. Sto mandando il bando, ma io. Non diciamo che possiamo arrivare. Oh. Ci vediamo. Ovvio, oh, programmato per la presentazione del libro, poi per fare tutto. Okay. Scusate. Invece va tutto bene? Quelli più pericolosi sono gli altri tipi. È arrivato. Io la immagino. E c'è Omo, Quando posso passare? Questa qui, visto che non abbiamo mai una cosa, e poi ti faccio un po' io quando devi no, diciamo che Zanussi sponsorizza il sindaco. Parte, Emiliano, io metto la fotografia e la capisco da voi. Guardate di qua, gentilmente. Non è che guardereste. Si muove.
specialità, le uova bollenti. Quando il problema è che poi capita spesso, diciamo, però so fare qualche spaghetti da voi. Serve solo una guida e poi fa tutto. Saperli fare già fatto un peperoncino con gli spaghetti. Poi stavo su buffare, ma non andavo a buffare. Devo fare un allora non fate a pugni per favore, per chi deve assaggiare. Noi ora faremo un'asta di beneficenza. Si parte da 1000 euro a pesciolina. Quindi siccome vediamo che c'è chi può tranquillamente, quindi è un'asta di beneficenza, tutto qui. Vediamo a quanto battiamo ogni pesciolino. Sì, allora se ci accomodiamo così possiamo cominciare. Scusa Mario, l'avevo rubato già il mestiere. Pure voi potete partecipare all'asta, eh? Sono 2, 4, 5. Almeno 5.000 euro li dobbiamo fare. Pure. E allora ragazzi, possiamo fare veramente un bel gruppo. Qual è il canale che sta? Andrea? Mi siete passati tutti correndo e non avete messo questo, con questo potete scendere giù e prendere vino. E qua c'è pure Valeria. A tutti, così un po' potete entrare. Io voglio vedere come vanno a cazzo, voglio vedere come stanno facendo a cazzo questo tutti in fila perché vogliono. Guarda, ma che fila, che cazzotti che ci sono. C'è qualche infiltrato di Rocca Lumea. Pure. Oh, là già siamo a 2000 in su. Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questo particolare cooking show. Un applauso a Mario! Il palinsesto di Taormina Gourmet ne ha previsti tanti di altissimo livello. Oggi ne abbiamo uno un po' particolare, che vede sempre uno chef di primissimo piano, e io accolgo un abitué di Taormina Gourmet, un amico di Cronache di Gusto, Fabio Provenzano, benvenuto Fabio. Grazie. Uno che riesce a conciliare, uno dei pochi che riesce a conciliare la presenza televisiva e quindi la notorietà con la sostanza, perché è uno che questo mestiere continua a farlo sporcandosi le mani, quindi bravo Fabio. E poi l'aiutante cuoco che abbiamo assoldato oggi con un contratto a tempo determinato che scadrà fra qualche minuto, è il signor Cateno De Luca, sindaco di Taormina, quindi padrone di casa perché ospita la manifestazione, ma poi anche deputato regionale di Sud Chiama Nord. Poi ci saranno anche tanti altri amici che nel corso di questo cooking show metteremo subito in campo. Io volevo chiedere immediatamente allo chef che cosa prepariamo. Aspetta Mario, che mi è arrivato il primo incidente diplomatico. Cioè? Allora, già c'è mia moglie che ha mandato un messaggio di fuoco. Perché ha detto che ho tentato tante volte di metterti grembiule, ma non ci sono riuscito. Ci ha provato anche qualcuno. Sì, poi sono arrivati messaggi strani di altri hanno tentato di mettere un altro tipo di grembiule e non ci sono riusciti. Quindi sai, ci sono trovati in una situazione di grande imbarazzo. Ma per Taormina Gourmet questo è altro. Ma assolutamente sì, quindi lo faccio con grande piacere. Però volevo sottolineare il rischio a quale mi state esponendo. Per chiarezza. Chef, cosa preparerete? Ma oggi prepareremo un piatto con un pesce poverissimo, più povero di questo non ce n'è. Dopo di questo c'è la barca vuota. Sono le alacce, grande pescato locale, quindi la famiglia delle sarde, sono più carnose, sono più grandi, anche un po' più di lische, però pulite con attenzione, è un piatto straordinario, un pesce straordinario. A proposito di sarde, Cateno, così entriamo subito nell'argomento, nella candidatura
al collegio senatoriale che era di Berlusconi a Monza Brianza, alla fine hai un po' leccato la sarta, nel senso. No, ho mangiato il risultato non è stato. Ho mangiato l'osbus. E la, la cazzuela. Come andava? Raccontaci. La cazzuela era buona. Raccontacela questa. Io gli ho detto, ma quali da noi li chiamiamo fede di poco, ricchi di poco, però non mi hanno inteso. Quindi non avendo l'intento, sono riuscito a farmi intendere, ho preso poche volte. Questo è stato poi il vero problema. Perché ho cercato di imparare proprio anche quello che era la, ovviamente il dialetto che. Cosa ti è rimasto di questa esperienza? Ma mi è rimasta intanto una cosa importante, io lo voglio anche sottolineare. Ci sono esperienze che vanno fatte soprattutto quando sono propedeutiche ad altri tipi di appuntamenti e ti danno la possibilità di testare realmente quello che può essere uno scenario che ti può riservare poi amare sorprese. Quindi per me questo è stato un test. Ovviamente parliamo di un ambiente dove la campagna elettorale si fa all'opposto di come la facciamo noi in Sicilia. Quindi io sono andato lì col mio metodo e a quanto pare il mio metodo non è piaciuto, quindi ne prendiamo atto, ma ci serve comunque anche per quello che naturalmente sono gli appuntamenti futuri. E devo dirvi anche che ho completato la mia formazione, perché non ci sono dubbi che toccare con mano certe cose, viverle direttamente, ti dà la possibilità di capire per bene tutto. Come dici, ci passa il top bruscato, poi un caso un po' di esperienza. Allora, regola d'ingaggio prima di cominciare, risposta secca. Arancino o arancina? Qua siamo maschi, non ci possiamo fare. Vabbè, ok. Abbiamo chiarito subito. Certo. Ce le abbiamo tutte e due stasera, l'arancina e l'arancina. Cominciamo con la descrizione del piatto. Allora, come vi dicevo, il prodotto principale sono le arance, un pesce azzurro straordinario. Lo si vede rispetto alle sarde che sono più grandi. Queste per il trasporto le ho portate da Palermo. Non glielo dica che l'abbiamo pescata stanotte, perché non ci crede nessuno. Sì, stanotte. Non glielo dico. No, stanotte, siccome dal produttore al consumatore, stanotte siamo andati a pescare, tra una chiacchierata e l'altra siamo riusciti a prendere soltanto questi, perché avevamo tante cose da discutere. Quindi stasera con questi faremo la degustazione per tutte e per tutti. Allora, grande pesce straordinario, ovviamente, come dicevo prima, è un prodotto molto più grande, molto più soda, una carne molto più soda, però assomiglia molto alla sardina, perché la famiglia è quella anche delle aringhe. Lo andiamo a pulire, sindaco, se vuole ho dei guanti, altrimenti no, faccio beh, così, no. Così. Come si fa? Mi mette le mani in politica, se non sporca le mani. Ma per carità di Dio. Oh. Le andiamo a passare in un bagno di acqua frizzante e sale, in modo che non andiamo a lavare con l'acqua dolce il pesce. L'acqua frizzante serve anche per togliere un po' le impurità, l'acidificazione. Poi lo andiamo a pulire per bene, quindi come se volessimo fare una sarda allinguata. Quindi togliamo le impurità con questo. Sì, esattamente. Potremmo far fare tipo un bagnetto di politica. C'è una bella pinozza. Stacchiamo la testa e ci leviamo gli aggi, come si dice in inglese. Tutte le interiore, ecco qua. E l'acqua ci serve sempre per pulirci le mani e per pulire il pesce. Stacchiamo la lisca. Queste sono lacce che hanno riposato, quindi stanotte si sono fatti un bel riposo e la lista si stacca facilmente. Di solito la lisca rimane attaccata alla polpa, quindi di solito bisogna farle riposare. Perfetto, così. Cateno, a chi la toglieresti, scipperesti la testa dei tuoi avversari politici in questo momento? Ma guarda, io non sono così violento, ti dico con molta onestà. Probabilmente per quelle che possono essere situazioni così drastiche, mi porrei magari il problema di chi ci ha regalato Schifani, ma non a lui, perché lui penso se la sta staccando da sola, proprio per chi ce l'ha portato materialmente qua. Quindi questo è così, ma non la testa, non gliela voglio scippare a nessuno. Adesso lo voglio chiarire per cortesia, già passo per troppe esuberanze, perché cominciamo poi. No. Che sia l'elettorato a farlo, parliamo sempre di metodi democratici. Grazie. Ecco. Allora, una volta ottenuto un filetto del genere, è chiaro che lo possiamo trattare e trasformare come vogliamo. La grande tradizione siciliana vuole che questa viene spruzzata di aceto, passata nella semola di grano duro e fritta. E questa sarebbe la sarda allinguata, questo che si chiama in tutta la Sicilia. La possiamo andare a riempire, la possiamo andare a fare a becca fico, ma stasera andiamo a mettere un ripieno, che è un ripieno fatto con una base di patate. Le patate nei ripieni danno morbidezza,
danno gusto, e poi le patate sono un po' il filo conduttore di tutto. Qui dentro ci sono i capperi, la Sicilia è una terra straordinaria da questo punto di vista, i capperi sono buoni da Ustica, a Pantelleria, a Salina, dappertutto. Pomodoro secco, menta, sale, pepe e peperoncino, per non fare torto a nessuno abbiamo messo tutte e due. No, non c'è per questo manca, per esempio. La prossima volta ci sarà anche perché così si vedono proprio i pezzettini rosso e verdi che diventano anche coreografici. Esatto, andiamo a fare un bel ripieno, quindi un quantitativo generoso, però ci tagliamo un po' di margine sia all'esterno che davanti, perché andiamo a fare quello che gli amici catanesi chiamano sarde a beccafico, perché da questa parte della Sicilia le sarde a beccafico vengono fatte in questo modo, invece dall'altra parte, quindi dove vengo io, vengono arrotolate con la codina in su. Quindi questo può essere un grande omaggio a tutta questa straordinaria terra, insomma, che è veramente meravigliosa. E alla fine come si chiamano? Questo si chiama azzurro croccante, si chiama. Si chiama azzurro croccante. Azzurro perché quando andiamo a comprare il pesce, noi in realtà non andiamo in pescheria con l'idea già di comprare quella tipologia di pesce, ma noi in pescheria compriamo il pesce che il pescato ci ha offerto quel giorno. Quindi si chiamano come? Alacce. No. La tipologia come sono? Azzurro croccante. Azzurro perché è un pesce azzurro, croccante perché adesso andiamo a fare un vestito. Il vestito da cosa è fatto? Una semplice panatura fatta con acqua e farina, pastella, o come si chiama in gergo, la lega la possiamo chiamare questa cosa? No, ricordi il consulto che posta di a beccafico. Intingere qui nella pastella e poi le andiamo a passare su quello che è il pane grattugiato. Ecco qua. Quella arriminata, scatola chiusa, esatto. Se vuole un cucchiaio così le possiamo mettere una anche sopra. Sì. Ma una spudulata, Cateno, non ci sei riuscito nel 2022, ma ci riproverai a dare una spudulata alla regione nel 2027 oppure ti sei arreso? Io, veramente, chi mi conosce sa che non mi arrendo mai, anche perché da zero, già arrivati secondi, sapete bene che già per arrivare secondi in Sicilia significa anche essere strutturati. Questo significa, come dico scherzando, abbiamo semplicemente prenotato il posto. La prossima volta tocca a noi, senza sé e senza mai. Ecco. Piaccia o non piaccia, non mi preoccupare. Esatto. Questo è importante, ma perseverare. Ma con quale ricetta? Con una spruzzatina di PD e 5 Stelle oppure con la vecchia ricetta? No, guarda, penso che chi abbia oggi la voglia di governare e è rimasto sempre a guardare deve anche scendere a piedistallo. E questo ovviamente vale per gli amici del PD e di 5 Stelle, ci hanno tentato tante volte. Penso che se vogliono sanno di avere a che fare comunque con un amministratore, di conseguenza, come dico, io ci sono, vediamo se loro sono abbastanza maturi per esserci. Questa sarà qualche esperimento nei comuni, qualche ricetta nei comuni andrà a funzionare. Lo vediamo, noi dobbiamo vedere di tentarne altre nel frattempo. Vediamo come anche andrà a finire l'anno prossimo. Noi nel frattempo abbiamo fatto fare un altro bel bagnetto, questa volta caldo, quindi centro benessere, facciamo passare da quello freddo a quello caldo, così la circolazione si mette in movimento. Andiamo a friggere in olio alto eco caldo, 175, massimo 180 gradi, adesso i colleghi della struttura sono stati così gentili da friggere tutte quelle per voi, perché qui ne abbiamo fatto una, avremmo dovuto fare la moltiplicazione. E allora si parte da 1500 euro per l'asta, ragazzi, visto che sono pochi. Si è aperta l'asta. Questa la mettiamo qui che adesso. Andiamo a abbinare a questa 1500. A questa alaccia un altro grande prodotto straordinario. Ovviamente c'è chi lo ama, c'è chi lo odia, ma è la cipolla. Questa è una cipolla, la Sicilia ha tante varietà straordinarie di cipolla. Questa è uno specifico spartana, siamo nella zona di Trapani, è stata semplicemente cotta con olio e acqua in modo da renderla morbida e poi bagnata con aceto, un po' di menta per profumarla e sale e pepe. Adeno, la cipolla fa piangere solitamente quando si sbuccia. Tu hai fatto piangere Renzi e Calenda rompendo l'alleanza per il centrino, ci sono rimasti male mi pare. Ma guarda, io penso che da quella esperienza ci saranno degli strascichi che saranno molto significativi, ma quello che secondo me è importante è che
a un tavolo così delicato, chiamiamolo in questi termini, non sei rimasto schiacciato, anche perché Renzi ci ha tentato la prima volta a luglio del 2022 e non ci è riuscito, ci ha tentato anche ora, sì, per ora magari ha fatto il ratto delle sabine, come si suol dire, ma alla fine il risultato credo che sarà quel che sarà. Vabbè. Io nel frattempo sono stati serviti dei calici della cantina rapida. Io volevo chiamare per raccontare rapidamente questo vino, Laurent Bernard de la Gâtinais, ho indovinato l'accento, in rappresentanza di questa prestigiosissima cantina che ha messo a disposizione il vino per questo show cucina. Grazie a tutti, buonasera. Ecco, come ingrediente povero possiamo abbinare proprio questo, perché è un catarratto in purezza. Il catarratto, la nostra uva siciliana, considerata storicamente un po' quella più bistrattata, la più povera. Noi da 50 anni che crediamo in questa cultivar, in questa varietà, abbiamo un know-how, devo dire, particolare nel vinificarla, e questo è un vigneto, il Vigna Casali, che cresce a 600 metri esposto a nord. E mi piace descriverlo con dei paragoni. Pensate di camminare nella campagna siciliana a fine luglio, no? Abbiamo questo erbaccio, questi fiori secchi, quindi dei profumi tenui e persistenti. Abbiamo degli agrumi, quindi questa sensazione di agrumato, una bella freschezza. Il sole che riscalda le rocce, le pietre, quindi una bella mineralità e sapidità. Ecco, questo credo passeggiare nella campagna siciliana a fine luglio con le arance fritte mi sembra una meraviglia. Perfetto, grazie, anche una spiegazione molto, molto suggestiva. Ci siamo sentiti quasi. Ecco, ora stanno cominciando a servire questa meraviglia realizzata a quattro mani, diciamo a tre e mezzo. Tre e mezzo, dai. Esageriamo. Sono cosciente dai provini. Da Provenzano e da Cateno di Luna. Ora cominceremo ad avere. Potenzano, scusa. Io sono Provenzano. Sai, con uno bis la situazione, quindi. Cambiava l'umore della serata. Ok, scusa. No, Mario, vuoi? Grazie, Mario. Un brindisi. Grazie, tu sei qui. Alla salute a tutti voi e alla Sicilia. Salute, grazie. Ora va. E allora, mentre continua la distribuzione di questo piatto, io volevo chiamare un altro protagonista di questo pezzo di racconto che stiamo facendo, che è Franco Andaloro, è un enologo marino. Franco, dove sei? Un enologo, scusa. Che ci racconta questa storia di Fisciacalli, che cos'è? Intanto è quasi un ragazzo, perché adesso si invecchia il vino in acqua di mezzo, sott'acqua, quindi... È stata una sperimentazione? No, è stato già provato una volta una tazza di vino per gruppo che manteneva dei pregi estremi, dopodiché è stato riproposto in un percorso della magia del vino, che è una magia infinita. Detto questo, il percorso di Fish Academy è un percorso che rilancia il pesce siciliano con grande forza, ma rilancia soprattutto il pesce come la laccia, che è un pesce dimenticato, uno dei pesci che si conoscono poco, che ha grandi pregi, che viene non consumato perché non conosciuto. Allora raccontarlo nella sua magia, nella sua suggestione, attraverso gli chef, attraverso il sindaco che se ne fa cantore. Grazie. Anche considerando quando arriva il politico. Caffè pagato, ma caffè quando pagato, arriva un politico, grazie. Una delle fasi più tipiche è quella, è che pisci. Che non ci sono dei pesci che fanno la classica frase. Che pesce è? Ma non sta detto. Oh no.
quella grossa sì, quella piccola, piccola testa scadagnola, nasco rigorosamente con la cipolla però di Tropea, non la cipolla trapanese, quindi storie di vini, di cibi, di politica che si intrecciano magicamente qui. Quindi Fish Academy racconta questo, è un progetto della regione siciliana portato avanti da cronache di gusto, con enfasi e forza, sta andando nel risultato giusto, in quello che vuole, promuovere quei pesci dimenticati, però c'è un pesce che si nutre anche di Alaccia, che non è dimenticato, è un pesce iconico che è il pesce spada. Il pesce spada è un pesce che per Messina ha una rilevanza enorme, ma incredibilmente è uno di quei casi in cui la storia, la narrazione, la pesca supera il pesce. È rarissimo ed è la pesca del pesce spada dello stretto di Messina, con le feluche, testa che nasce veramente nella profonda antichità, raccontata da Polibio, citata nell'Odissea, raccontata da Cantoni e immaginata, che continua nonostante gli enormi impedimenti per la volontà di persone, pescatori, sacrifici, e oggi donne come Antonella Donato che restituiscono assolutamente sì, Antonella, che restituiscono il matriarcato alla pesca, perché la pesca è matriarcale, la pesca è donna, non è vero che la pesca è uomo. La pesca ha cominciato ad avere problemi quando i ragionieri hanno sostituito le donne nella governance delle marinerie. A quel punto la lingua è stata diversa, i finanziamenti sono stati tanti, la pesca si è persa. Adesso dobbiamo restituire le donne, e Antonella, attraverso una cooperativa e attraverso l'associazione delle feluche, se n'è fatta veramente carico, facendolo diventare, mantenendo una cultura enorme che speriamo di vincolare come patrimonio dell'UNESCO, ma soprattutto mantenendo la cultura, i saperi, e rendendolo un percorso turistico di enorme rilevanza, senza diventare turismo. Questo è fondamentale, facendo diventare strumento di promozione. Per questo Fish Academy ha voluto dare il suo primo premio, e non sarà l'ultimo, ma il primo, che è molto simbolico, a Antonella Donato per quello che ha fatto. Però vorrei che ce lo racconti lei, se sei d'accordo. Grazie professore, grazie a tutti. Io ho semplicemente scelto prima di tutto di diventare un pescatore dello stretto e un pescatore di pesce spada con le feluche. Da questo poi tutto quello che ha detto il professore, ho capito quanto meraviglioso fosse questo sistema di pesca e quanto prendeva noi stessi che andiamo a effettuare le nostre battute di pesca e quanto poteva essere comunicato e veicolato verso chi ha piacere di venire a visitare la nostra zona. Da questo, quindi, senza snaturare l'attività principale, che è quella della pesca, ci siamo aperti però al pubblico, facciamo pescaturismo regolarmente, e questo ha permesso di trasmettere a questo punto non solo la tipologia di pesca, ma le tradizioni, la cultura, la storia importantissima che c'è dietro, che caratterizzando la tipologia di pesca ha caratterizzato la nostra zona e ha caratterizzato i nostri borghi. Quindi un'attività artigianale, tradizionale, pratica tra quelle primarie, che diventa una trasmissione di cultura e di storia. Mario, tu la ti avete la moglie. Sono visto. Io. Non ti dimenticare che ho fatto il sindaco di Messina. Non ti dimenticare che su questo abbiamo fatto dei percorsi, abbiamo ricostato delle belle strategie. Tu la ti avete la moglie. Potrebbe... Rimarrà scioccato. Raccontaci cosa hai visto. Scioccato. Cioè, guarda, le tecniche anche, e soprattutto quella che poi la maestria, perché è un'arte quella che riguarda le tecniche, che vanno anche vissute. Io mi sono trovato un giorno e sono stato quasi 3 ore nato, senza rendermene conto, cioè sognare. Ma al di là di questo, proprio la tecnica, la tradizione è qualcosa di veramente di straordinario. E naturalmente anche questo di tramandarlo da generazione a generazione, ancora quelli che sono questi antichi mestieri, che ovviamente meritano da questo punto di vista, anche rispetto a quelle che sono non solo le tradizioni, ma anche quelle della filiera, che da questo può derivare una protezione
una promozione particolare, è quello che lei con tutta l'associazione sta facendo da anni e su quali anche con l'amministrazione comunale ci siamo trovati proprio a tracciare questi percorsi. Quindi grazie a Fish Academy, grazie al professor Andaloro, grazie alla cooperativa. Io proporrei a questo punto di dare il premio adesso in prendendo i provocatori, ma farlo dare al con grande piacere, sindaco di Messina, che mi sembra con grande piacere, doveroso. Con grande piacere. Questo è il premio Fish Academy ad Antonella Donato. Chef, soddisfatto della riuscita del piatto? Facciamo un breve sondaggio. Com'era? Buonissimo, molto buono. La laccia è un pesce rustico, robusto, insomma, non è forte. Sicuramente rispetto a una lice è molto più robusto. Ragazzi, vi raccomando, dite che è buonissimo, non buono. Stevie, what do you think about this? C'era il tocco speciale del sindaco, Chi è il sindaco? Io. Quindi cosa dovevo dire? Se ti è piaciuto il piatto, se ti è piaciuto il che era buonissimo, basta che dica questo, noi siamo felicissimi. Era eccezionale. Caffè pagato. È molto divertente, non è un sindaco solito. Carino che in questo regime, che piatto, questo è un piatto ben riuscito, siciliano tipico, ma che piatto dedicheresti alla Premier Giorgia Meloni in questo momento, a molte cose che le vanno indigeste? Io non voglio proprio mai rispondere di getto, però ormai si è trovata una bella ghiotta, questo sì, possibilmente il pesce stocca ghiotta, visto che siamo nel luogo giusto, io potremmo anche dedicare. Vogliamo tenerci nel nostro, pesce stocca ghiotte, va bene, una bella ghiotta nella quale si trova, dai. Fabio, soddisfatto di questo aiutante, di questo momento di condivisione? Ci dobbiamo mettere d'accordo sullo stipendio, poi vediamo, trattiamo. No, ma io ho avuto modo di conoscerlo di presenza in altre occasioni, devo dire che è quello che vediamo, insomma, questo il sindaco è questo, un sindaco abbastanza impegnato, non soltanto con le chiacchiere, ma anche con i fatti. Io direi grazie a voi, a questa location, a questa situazione. Insomma, quali sono i tuoi progetti professionali, personali, televisivi, di lavoro a breve, a medio, così facciamo un po' di promozione? Ma ci sono quelli che in corso, che sono appunto, io ristorante a Bagheria, in realtà un ristorante pizzeria molto semplice, umile, è quello che ci piace, dove dietro ci sono tante famiglie che lavorano, ci piace fare un prodotto semplice fatto bene e lavorare col territorio. Sono un insegnante, perché insegno alla scuola alberghiera a Pietro Piazza di Palermo, e questo mi coltivi talenti, sì, quindi diciamo che insomma è un grande lavoro quello di trasmettere ai ragazzi e alle ragazze di oggi. Ma non sei geloso dei suoi segreti? No, mai stato, assolutamente. Non ci sono segreti in cucina, l'unico segreto e questo è importante, lavoro. Questo è importante. Perché se uno non ha voglia, neanche l'insalata condita potrebbe fare bene, perché non la laverebbe bene, non la condirebbe bene, non la taglierebbe. È quello che dice mia moglie di me. Continua mia moglie, quanto sembrava mia moglie. La voglia di fare. Facciamo, coinvolgiamo di nuovo il professore Andaloro per raccontarci un altro pezzo di questa bella storia che è la pesca in Sicilia, cioè la misura 5.6.8, ricordo bene. Sì, è un percorso che nasce dalla programmazione europea che termina quest'anno e riparte con una nuova misura che è il FEAMPA, ma ha voluto porsi degli obiettivi importanti e ambiziosi: rilanciare la cultura del mare e del pesce siciliano attraverso molte iniziative. Una delle iniziative è questa, Fish Academy, che si celebra qui, ma anche il registro identitario dei borghi marinari e della cultura della pesca siciliana, che è iniziato, che attraverso 5 aree, i borghi, l'etnoantropologia, l'etnomusicologia, i riti, la cultura, la gastronomia, vuole salvaguardare questo patrimonio enorme. Le azioni sono molte altre. In questo momento c'è un progetto che sta identificando la quantità e i luoghi
i pesci dimenticati per poterli restituire al consumo, per poterli restituire culturalmente a questa regione, ricordando che ogni pesce dimenticato, ogni pesce perduto è un patrimonio che ci viene sottratto. L'azione è costante attraverso molte iniziative, questa di Fish Academy si celebra qui attraverso più tavoli, più riunioni. Ieri abbiamo avuto una riunione portata avanti dallo chef Visalmi sul pesce dimenticato, che sta raggiungendo questo obiettivo. È solo il primo passo, perché continuerà con la prossima programmazione, continuerà in questa direzione, che è la direzione di renderci orgogliosi del nostro pesce, orgogliosi dell'essere siciliani attraverso la riscoperta di una cultura che sta per essere sommersa dalla globalizzazione. Grazie, grazie professore. Allora, a proposito di progetti, Catena, io invado qua il territorio degli chef per farti vedere in anteprima, l'abbiamo stampato in una gigantografia, il regolamento del premio giornalistico Taormina Gourmet. Questa manifestazione si svolge da 10 anni a Taormina. Diciamo che la città non sempre come istituzione aveva risposto adeguatamente a un evento invece che attira centinaia di turisti, centinaia anche di opinion leader del mondo enogastronomico. Per cambiare verso, come spesso succede col sindaco di Taormina, dall'anno prossimo ci sarà un premio giornalistico indetto da Cronache di Gusto, il giornale online diretto da Fabrizio Carrera, che è anche il patron della manifestazione, riservato a giornalisti professionisti e pubblicisti per articoli su carta stampata e sul web, oppure per servizi radiofonici e televisivi che raccontano Taormina. Fra un po' sarà diffuso ufficialmente. Vi anticipo che sono i destinatari, i potenziali partecipanti sono i giornalisti italiani professionisti e pubblicisti e i giornalisti stranieri, anche se non iscritti all'albo professionale, che tra l'1 dicembre 2023, quindi fra un po', e l'1 settembre 2024 abbiano pubblicato articoli su un quotidiano, su un periodico o sul web, o redatto servizi o inchieste per la radio e per la TV sul tema Taormina. Il premio prevede due categorie: articoli giornalistici per carta stampata e web e servizi audio e video giornalistici. Ne sentiremo parlare. Qual è l'immagine di Taormina che hai raccolto e qual è quella che dopo la cura De Luca vorresti che restasse? Ma guardate, cioè, perché Taormina sembra è come una bellissima donna che qualsiasi cosa indossa sta bene, invece forse negli ultimi anni qualche smagliatura si vedeva. Il problema di fondo è proprio questo. C'è un aspetto esteriore che si chiama brand, che non solo sta resistendo, ma è uno sempre dei più graditi. Il problema, quando ti incammini in questo tipo di percorsi, se poi non riesci ad essere conseguenziale con il contesto, i servizi urbani, rischia di avere poi l'effetto bolla, cioè di una ripercussione che poi non ti mette più nelle condizioni di riacquisire le posizioni. Noi partiamo dal presupposto che su Taormina c'è da fare un lavoro strutturale che stiamo portando avanti, ma già i primi effetti si vedono, ma l'obiettivo, perché quello che fa ridere tutta l'Italia, è far uscire Taormina al più presto dal dissesto finanziario, perché comunque vai, ecco, questa è una cosa che purtroppo mi ha ferito molto. Mi ridono in faccia quando mi chiedono: ma è vero che Taormina è in dissesto finanziario? E purtroppo teoricamente soltanto con le imposte dei grandi autori. Guardate, io ho fatto le mie esternazioni sono note a tutti, ma al di là delle esternazioni sono note anche le azioni che stiamo portando avanti. Io tra poco probabilmente dovrò così organizzarmi. Io tenete conto che vi racconto solo questa per capirci. Quando io entro in un palazzo municipale, con me porto la macchinetta del caffè e le cialde, me le porto quotidianamente, anche l'acqua. Perché? Perché già so, strada facendo, cosa può succedere nel palazzo. La famosa storia di Bisciotta che l'hanno avvelenato col caffè. Vedete, io che ne prendo una diecina al giorno, mi sono organizzato. Per i colleghi De Luca come Lombardo che si faceva assaggiare il caffè prima.
ma tutto che fa costa 20, porca miseria, guarda, vabbè, lascia, perdoniamo. Quindi questo lo dico perché mi rendo conto che ci sono azioni che soprattutto all'inizio sono di grande impatto. Io sono in un comune dove purtroppo è stata presa la decisione, a quanto pare condivisa fino a un certo punto, di evadere le imposte. Siamo una, e questo è uno dei comuni dove l'evasione sfiora il 75%. Ebbene, noi abbiamo deciso che tutta questa pagina va chiusa immediatamente e sono partite, tanto male lo posso dire, circa 40.000 avvisi di accertamento. Quindi tra poco dovrò camminare blindato e mi è arrivata finalmente da Amazon la cesoia, così posso cominciare a tagliare l'acqua a chi non intende più pagare, e così ci capiamo in modo chiaro, anche perché noi siamo qua di fronte a un classico fenomeno che non è l'evasione dei poveri, ve lo assicuro, diciamo che qua era l'evasione per sport, e questo finirà senza sé e senza mai. Lo voglio dire per me. Vabbè, allora noi finiamo ringraziando tutti, però tu l'hai assaggiato il piatto? No, io sto aspettando. E allora, che come gli innamorati ce lo dividiamo, visto, esatto. Possiamo fare come gli innamorati, o qualcuno si visto che non c'è timore di avvelenamento, oppure lo mangiamo metà e metà così, sì, però cominci tu. Ah. No, possiamo fare tu metà da un lato, io metà dall'altro, e andiamo a mangiare. Vabbè, no? Non lo vuole fare. E vediamo, non se la sente, vediamo. Non se la sente. Poi me lo rinfacciano, tu lo sai. Quello con la cipolla, tutto quanto, insomma, il libro è... E qua. Un po' di cipolla, cipolla. Quello con la cipolla. Chiaro, con fritto, la fritta e mangiato. Sono buono, Io sto assaggiando me stesso e sono buono. La parte interna, la parte esterna, il morbido e croccante. Assolutamente sì. Straordinario. Soddisfatto? Complimenti. Cinci. Maestro, complimenti a Cateno De Luca e complimenti a voi. Grazie a tutti. Continuano ovviamente gli eventi di Taormina Gourmet, il calendario e il programma sono ricchissimi. A più tardi, grazie. Grazie a voi.